Strap volare. Un bello sci per quanto riguarda il fuoripista, sulla neve fresca, anche dove è un pochettino più crostosa così, a me è piaciuto parecchio. Una bella portanza, una bella superficie d'appoggio, quindi c'è un bel galleggiamento. Il suo handicap è in pista che, essendo così largo, è poco diretto, quindi ci va proprio il suo tempo e i suoi spazi per fare le curve. Però uno sci azzeccato per il fuoripista, bello. Sicuramente ottimo sci fuoripista, molto largo, una ottima galleggiabilità e mi sembra anche, insomma, per quanto è largo, discretamente leggero. Mentre in pista, essendo così largo sotto il piede, diventa un pochino più lento nei cambi di direzione. Proprio un bello sci divertente, fuoripista si esprime proprio molto bene. Lì puoi cogliere il 100% delle sue caratteristiche, è uno sci molto divertente, facile, che galleggia. Provato in pista, un po' meno vocato per la pista, comunque anche piacevole in pista. Un po' il trucco è andare un po' ad alta velocità e quindi in pista si annullano un po' le sensazioni di lentezza nell'emersione degli spigoli. Comunque davvero un bello sci. Trab ha centrato sicuramente con questo modello l'obiettivo che voleva raggiungere.